Il Salone dell'Orientamento Scolastico e Professionale arriva in doppia cifra, la decima edizione. Assessore Leonardi, lei sperava di poter raggiungere questa doppia cifra? Veramente è stata una soddisfazione, nonostante quest'anno ci siano state delle difficoltà nell'organizzare. Invece abbiamo scelto in clima di spending review anche di sfruttare i nostri locali e per questo ringrazio anche la collaborazione della preside della Paolo Vasta e non è venuto niente male. Perché è un momento importante che le famiglie aspettavano e i ragazzi aspettavano. Con l'orientamento, come ho detto diverse volte, ci lavoriamo tutto l'anno con i ragazzi, con le scuole, facendo degli incontri con psicologi. Questo invece è un momento diverso, cioè è un momento proprio informativo dove i ragazzi con i loro genitori possono attingere a tutte le informazioni che le nostre scuole superiori possono fornire. Quindi i docenti hanno la possibilità di illustrare i percorsi delle scuole superiori e ci sono tutti gli indirizzi, perché quelli che non abbiamo ad Acireale li abbiamo invitati da Giarre o da Catania, ovviamente i comuni sempre più vicini. Quindi mi auguro che anche quest'anno ci sia l'affluenza degli altri anni e che abbiamo potuto contribuire anche con un minimo alla scelta del percorso di studi dei nostri ragazzi.